Gli hanno aggiunto il nome di Francesco in onore di Papa Bergoglio, perché per quel neonato ci fosse una speranza. Una storia che ha commosso l'Italia. Ritrovato abbandonato nella stazione della Circumvesuviana di Baiano, in provincia di Avellino, lo scorso 16 marzo, in una busta, sotto il seggiolino dell'ultimo vagone del treno proveniente da Napoli, chiamato Carmine, da un'infermiera dell'ospedale Moscati. Antonio Floro Flores, attaccante di 30 anni, nato a Napoli, non si è fermato all'emozione. Gioca nel Sassuolo, ma ha indossato anche le maglie del Genoa e dell'Udinese. Non ci ha pensato due volte e, mentre ascoltava la storia del piccolo Carmine Francesco in TV, ha incrociato lo sguardo della moglie Michela e ha deciso. I suoi tre figli, Aurora, Ginevra ed Armando, avrebbero avuto un fratellino. Dopo aver visto il piccolo Francesco, abbiamo seguito quello che dettava il cuore. Sono padre prima che calciatore, non certo un eroe. Questo è il tweet miracoloso. Bravo Floro Flores, hai tirato in porta come meglio non avevi mai fatto prima. Ma adesso, perché il tiro diventi un gol, c'è bisogno, contrariamente a quanto accade sul campo, che il portiere della squadra della lunga burocrazia delle adozioni non respinga il tiro lontano, ma si scansi, per far rotolare in rete il piccolo Francesco, la sua nuova famiglia, e faccia esultare tutti noi. Il gol più bello, una bella storia di umanità, di speranza, di fratellanza, di affetto da parte di un giocatore che ha visto questa storia che è il segno forse dei tempi, questa storia triste di un bimbo, un neonato abbandonato e nonostante avesse già tre figli non ci ha pensato due volte e vorrebbe fare questo gol. Il problema poi, abbiamo detto, fate diversamente da come avviene sul campo, il portiere della burocrazia deve scansarsi e far entrare in porta il gol. Parleremo di questo e non solo di questo, intanto la presentazione degli ospiti, Felice Pulici. Buonasera. Che ha parato molti tiri, ma sicuramente questo non lo vorrebbe parare, ma no. Far entrare il gol. Questa bella azione di Floro Flores, e ne parleremo, grazie per essere qui. Dipende dall'atteggiamento che assume chi vuol fare gol, no? Certo. Se è questo tipo di... È il gol più bello, l'abbiamo chiamato così apposta. Ne parleremo anche, ci sarà un perché, tra poco lo scoprirete, vedete qui già parecchie cose, Don Alfredo Cento, che buonasera. Preside e presidente, diciamo noi, dell'Istituto Teologico San Pietro di Viterbo, sì. Perché è preside e presidente di una squadra che sta andando fortissimo alla Clericus Cup. Benvenuto qui. Grazie, buonasera. E poi ha uno stretto legame, come parroco, con un grande calciatore, ne parleremo fra un poco, calciatore della Juventus e della Nazionale. Poi Felice Alborghetti, buonasera. Che è il capo ufficio stampa della Clericus Cup, perché di questa grande competizione, campionato mondiale, sacerdoti e seminaristi, e qui vedete l'ospite, diciamo, anche lui, la maglietta della squadra campione, che però è stata eliminata, intruso, North American Martis, quindi esatto. È la maglietta con la scritta "il mio capitano è Papa Francesco", perché ci sarà, e tutti stanno aspettando, in diretta il sorteggio dei quarti di finale. Allora lo faremo qui tra poco. Non posso però che tornare all'argomento di apertura e dire: un bel gesto da parte di un calciatore, ne diciamo tanti di questi calciatori, non è neanche il più famoso, non è neanche il più ricco, è una persona che ha una famiglia e comunque anche una numerosa famiglia, ma non ha resistito a questo bel gesto. Non è che non ha resistito, evidentemente ha un'interiorità che è completamente diversa rispetto agli altri, quella sicuramente che lo porta e che gli consente anche di sentirsi anche realizzato, perché nel momento in cui qualsiasi persona fa una scelta di questo tipo, significa che allora ha una sensibilità fuori dal comune, e io sono felicissimo di questo suo tipo di comportamento, perché il ragazzo, pur non conoscendolo, no, che merita di avere l'attenzione poi di tutti, di avere questa pagina importante che gli stiamo dando, che TV 2000 gli concede, no, perché se lo merita, non c'è ombra di dubbio. Tanti segnali, Don Alfredo. Uno, su questa tragedia, che è l'abbandono, che poi può essere, non sappiamo noi se per vergogna o se per povertà, per egoismo, e poi questo bel gesto da parte del calciatore. Fa capire questo gesto come dietro a questi uomini che a noi sembrano macchine, perché in televisione sembrano macchine, no? Cos'è una tecnica, il calcio? C'è un cuore che batte, c'è una persona che vive, e ci sono dei valori che emergono tra di loro. Io conosco, ecco, ripeto, come ho già presentato, lo possiamo dire, tanto ne parliamo fra poco, Leonardo Bonucci, che è il pilastro della difesa della Juventus, ma speriamo tutti anche della Nazionale, cioè già lo è in Nazionale, sì, ma sì, speriamo sì, che faccia bene.
Per appunto, conoscendo di persona Leonardo e anche altre persone del mondo del calcio, dello sport, ci si rende conto che sono persone vere, schiette, che sono persone che sanno combattere. Quindi anche in questi momenti difficili o di scelte impegnative non si tirano indietro e fa onore al calcio e fa onore a loro. E lei forse non aveva dubbi comunque su questa umanità, però a volte traspare difficilmente, no? Traspare difficilmente. Che non avevo dubbi, soltanto che qualche volta non si è molto attenti sui comportamenti dall'esterno che hanno i calciatori, perché non è, ognuno di noi ha una sua, un suo modo di essere, un suo modo di pensare, un suo modo anche di valutare anche atteggiamenti e comportamenti, ma ce ne sono tanti nel calcio che sicuramente sono degli esempi, esempi veri, esempi forti, ed è lì che noi dobbiamo comunque scorgere anche quella capacità proprio di mandare questi insegnamenti anche ai ragazzi, soprattutto che in questo momento ne hanno molto bisogno. Cioè, ci sono delle cose, però sono dei segnali, da lei vorrei un aiuto. Dopo che l'infermiera, insomma, l'ha chiamato Carmine, c'è stato, e prima della scelta di Floro Flores, c'è stato chi ha messo vicino il nome di Papa Francesco. E forse questo proprio anche ha stimolato l'attenzione? Io credo di sì, perché Papa Francesco ha questo carisma di far riaprire gli occhi anche a noi della Chiesa sulla povertà, sulla miseria. Io sono vicepresidente di una casa di accoglienza per ragazze madri, quindi vivo questo problema spesso con mamme che affrontano una maternità a volte non desiderata o per violenza o per altri motivi, ma che hanno il coraggio di portare avanti una gravidanza. Ecco, ci sono delle donne che forse non hanno in quel momento un aiuto che dica loro: guardate, vi aiutiamo noi a portare avanti il bambino, non vi preoccupate. Forse hanno mancato anche di quel gesto di aiuto e di sostegno che una mamma sicuramente desidera in quell'ultimo momento. Quindi un gesto di disperazione, ma bene per Francesco, che ha trovato un papà nuovo. Ecco, speriamo adesso, perché sappiamo quanto lunga e affannosa è la pratica dell'adozione. È abbastanza complessa. E quindi che si facesse, diciamo, non dico un percorso, tutte le indagini che volete, però questo bambino, questo neonato, bisogna dargli ai genitori, che è la cosa principale. Bisogna dargli una collocazione. Eh sì, poi non so se diventerà tifoso del Sassuolo oppure di che squadra, ma quello non importa. Lì lasciamo libera scelta. E quindi io non lo faccio mai, ma insomma vorrei che noi facessimo un bel applauso a Floro Flores. Veramente bravissimo Antonio, il gol più bello, il gol più bello. Speriamo che siamo capaci di dare un seguito come nazione a questo. Prima di andare a questo sorteggio che tutti aspettano, l'ha accennato prima, allora calciatore a calciatore, credo che anche, almeno da quello che traspare, anche Leonardo sia una persona molto generosa, perché lui sponsorizza molte associazioni umanitarie. Vero. Sì. Ma lei, insomma, l'ha conosciuto adesso o lo conosce da quando è... Leonardo lo conosco da 18 anni fa, perché sono parroco nel quartiere più popolare di Viterbo, che è Piano Scarano. E lui è nato in quel quartiere e abita a 20 metri da casa mia. Per cui io vado a vedere le partite di Leonardo ogni volta con i genitori, che hanno poi alla stessa meta. Le partite in TV? In televisione. Li vogliamo salutare? Sì, chiamiamo per nome? Allora, la signora Dorita e Claudio. E Claudio Bonucci. Grazie, perché so che ci stanno guardando e ci guardano spesso. E allora, ce lo descrive un attimo Leonardo, visto da vicino. Sì, Leonardo... nel momento in cui l'ho conosciuto, perché frequentavo l'oratorio della parrocchia, il nostro un piccolissimo oratorio, era un momento in cui avevamo tanti ragazzi che giocavano bene a pallone, perché giocarono nella squadra locale del Piano Scarano, però tra tutti è stato il più determinato. Posso raccontare un particolare: quando venne a salutarmi, aveva 17 anni, e dico: guardi, sono entrato in seminario che ne avevo 13. E la tua esperienza è un pochino simile alla mia, perché devi diventare anche tu, ecco, devi realizzare una vocazione. Stai attento alle donne e taglia il cordone ombelicale con la mamma.
che ci sta ascoltando. È perché ci sta ascoltando, ma lei lo sa, perché lei dal cordone ombelicale, alzati quando cade per terra, si fa male, quindi partecipa anche al dolore del figlio durante la partita. Lui non so se ha dato retta a me, però realmente sta facendo così. Si è sposato con una brava moglie, Martina, un bel bambino, ora diventerà papà tra pochi mesi di un altro bambino. Ah, bene, allora tanti auguri. È una figura di riferimento, Don Alfredo, perché se sta qui anche per raccontarci questa cosa è perché lui ci ha comunicato di un episodio legato alla Clericus Cup. Prego, Don Alfredo. Sì, magari... quando abbiamo battuto gli spagnoli alla Clericus Cup mi ha mandato un'email dicendomi: ecco, ci avete vendicato, quindi siamo uno pari con la Spagna. Ah, benissimo, benissimo. Allora, ancora anche un abbraccio anche a Leonardo da me. No, dico, c'è una squadra che ha vinto un campionato perché è diventato Papa qualcuno, no? Come sì. Papa Francesco? San Lorenzo. Quindi, dice. Voglio dire, non è che con queste prerogative iniziali no, pensano di arrivare a mettere mano sulla coppa, no? Ah, lo so, ma lì poi ce l'hanno tutti in quel tipo di diciamo, è un'aspirazione che hanno tutti il desiderio di compiere. Devo dire però che il San Pietro ha tutte le credenziali sportive e calcistiche. Perché avete permesso la campagna acquisti solo a loro, le altre squadre non l'hanno allora, fatto. Allora, vogliamo entrare un po' nel vivo. Intanto però prima di arrivare io vorrei chiedere ancora a Don Alfredo, ma questa è la sorpresa, Felice mi conferma, del campionato. Come mai siete riusciti a fare una squadra non solo per l'SMS di Bonucci? Sì, perché noi non siamo un collegio, ma siamo un istituto teologico, una facoltà teologica, per cui da noi vengono più realtà, confluiscono più realtà. Allora, 165 studenti, va bene. Siamo riusciti 11 a fare... li trovate, ma quanti giocano? 11? Giocano 11, tesserati sono 24. 24, poi... li trovate. Sì, poi abbiamo anche il supporto quest'anno del Verbo Incarnato, che sono... Il team manager, possiamo dirlo. Diciamo un po', Marcello Siles, che sicuramente ci sta guardando e salutiamo, è andato a scovare, diciamo, sempre nel territorio della Tuscia, a Montefiasconi, il seminario San Vitaliano, che fa capo appunto al Verbo Incarnato, hanno talento allora argentino. Vogliamo dire, hanno fatto un mercato? Le cose in modo molto... Hanno fatto bene le cose, Marcello. Sa, mettere questo scudetto è una cosa importante perché per il campionato. Ricordiamo, una sorta di campionato mondiale per sacerdoti e seminaristi. 8 le squadre che si sono classificate ai quarti di finale, 4 gironi, le prime e le seconde, e in diretta tutti stanno ad aspettare i sorteggi, gli abbinamenti, con chi giocheranno le prime e con chi giocheranno le seconde, quello che avviene un po' per i mondiali, gli europei, lo sapete. Allora, io vi leggo le prime. Sì. Allora, le prime sono state Redentoris Mater, Collegio Urbano, Istituto San Pietro, Sede Sapienze. Seconde, Mater Ecclesiae, Santa Maria della Riconciliazione, Seminario Romano Maggiore e Collegio Messicano. Le mettiamo insieme. Allora, c'è un po' di attenzione. Allora, che cosa c'è in questa urna, caro Felice? Cominciamo. Urna verde ci sono le prime classificate, quelle che hai letto per prima. Urna rossa ci sono le seconde classificate. C'è solo un piccolo criterio, che le prime classificate con le seconde classificate dello stesso girone non possono incontrarsi. Chi ha già giocato non può incontrarsi. Quindi, procediamo subito. Allora, può scegliere le prime classificate per metterle in ordine e disporle nella parte sinistra del cartellone che poi faremo vedere. Don Alfredo, allora scegliamo la prima. Prima di prendere la prima sfera vorrei salutare i miei allenatori. Salutiamo gli allenatori. Don Giuseppe Curre e Don Santino Gigliarelli. Perfetto, benissimo. Via, gli allenatori. Via. Allora diamo... Sì. Ecco. Sì. Allora, questa è la prima, Allora, la prima veloce, la prima squadra, Speriamo di fare tutto, un po' di suspense c'è. Allora, la prima squadra che è stata scelta è proprio l'Istituto San Pietro. Che cosa fa? Allora, l'Istituto San Pietro è la prima squadra che viene apposta in alto a sinistra. Benissimo. Allora, perfetto, mettiamolo qui. Facciamo tutto in diretta. Allora, l'altra squadra che, attenzione, non incontra l'Istituto San Pietro. Sono sempre le prime che vengono delineate. Istituto San Pietro, seconda. Facciamo sempre... È rigorosa, questo è un vero sorteggio, Vediamo un po'. Sede Sapienze. Allora, seconda squadra sotto a sinistra del cartellone, lo dico anche per la regia.
il 6 del Sapienze, no, non c'è ancora abbinamento, non sono c'è ancora abbinamento. Gli studenti della Santa Croce dove ho studiato io. Ah, benissimo, insomma, quasi un derby. Un po', prego, Don Alfredo. Legami con tutti. La terza squadra. La terza squadra, sempre prima, quindi non si incontrano tra di loro, ma sono le teste di serie. Sì, sì. Vediamo chi sarà. Terza squadra, Redentoris Mater. Quindi è la terza. La terza qua. Perfetto. A sinistra, la terza, benissimo. Quindi, la quarta, per dovere di... dovremmo esserci, però è meglio per essere precisi. Massima trasparenza, ovviamente. Trasparenza massima. Il collegio urbano. Collegio urbano. Ah, adesso viene il bello. Quindi queste quattro sono a sinistra del tabellone, sono le teste di serie e adesso verranno in qualche modo, diciamo subito, abbinate. Vero Felice? Le abbiniamo. Le abbiniamo alle seconde quattro. Eccole, ecco. Qua. Vediamo, allora rivediamole insieme. Velocissima la regia. Istituto San Pietro, Sede Sapienza, Redentoris Mater e Collegio Urbano. A queste verranno assegnate... assolutamente le altre, le seconde. Attenzione che se verrà sorteggiata, facciamo un esempio, per l'Istituto San Pietro, chi è arrivato secondo? Mater Ecclesia. Mater Ecclesia non può incontrarla, per e cui quindi scenderà, passa, scalerà. Passa col Sede Sapienza. Con la seconda. Allora, siamo, è pronto, grande Felice? Bisogna dire via. Dobbiamo solo dire il via, è molto importante perché tutte le squadre stanno seguendo una a casa. Una grande responsabilità. Quindi è una grande responsabilità. Però diciamo subito, c'è qui l'Istituto San Pietro. Chi non vorrebbe incontrare delle quattro seconde o chi vorrebbe incontrare? Allora, i miei allenatori mi hanno detto, quindi riferisco, sì. Santa Maria della Riconciliazione, essendo in Quaresima... Vorrebbe incontrare, sì. Vediamo se, sì, vediamo, caro Felice, sì. Tocca a lei, un derby tra giri un po' vuole, qui sì. Il pallottoliere. Non ricordo nemmeno. Vediamo un po', che fa? Fa lei? Ce la fa, sino... ecco, capito, la passiamo a Felice. Allora, attenzione, l'avversaria dell'Istituto San Pietro sarà Santa Maria della Conciliazione oppure Mater Ecclesia. Non... comunque siamo sempre... Non è possibile. No, non si può abbiamo perché... detto non no, è possibile. Allora, scala con il Sede Sapienza. Allora, mettiamolo lì, sapete perché sono già incontrate. Questa è Mater Ecclesia, ok. Sì, allora, abbiamo già vinto noi con loro. Perfetto. Bene, allora... Mater Ecclesiae, allora va mi confermate con il Sede Sapienza, allora nel cartello va vicino a Sede Sapienza, benissimo. Posso allora, dire una cosa? Prego, perché sarà molto contento l'allenatore, benissimo, del Sede Sapienza, che è messicano, che incontra un collegio a grande, diciamo, tradizione messicana. Allora, vediamo ancora l'Istituto San Pietro, quindi ha possibilità, ma adesso andiamo Felice, chi esce va sicuramente con l'Istituto San Pietro. Chi esce va, prego, a lei il compito. Faccio sempre... Vediamo un po' quale sarà la squadra dell'Istituto San Pietro. Questa è il Collegio Messicano. Verde, eccola qua. Allora, lo sguardo non è rassicurante da parte di Don Alfredo. Vediamo un po'. Sicuramente che dice? I miei allenatori non sono contenti. Non sono contenti. Perché sarà una bella... E la colpa è di Felice Pulici, è lui che... È una bella partita. Sì, sì, da combattere. Però sono partite... Felice, che possiamo dire? Ricordiamo che Collegio Messicano, non a caso, ci sono messicani. Prima volta anche loro qualificate, quindi è un derby tra le due sole squadre che si sono qualificate per la prima volta. Sia l'Istituto San Pietro, sia il Collegio Messicano è la prima volta che accedono ai play-off della Clericus Cup, quindi almeno una rimarrà in semifinale. Che si giocherà? Ricordiamo quando questi quarti? Sabato 5 aprile, siamo qui apposta perché da domani ognuno conoscerà, inizieranno un po' le pretattiche, no? Gli studi anche sulle cose. Sulle prossime avversarie. Allora, mancano due due squadre, ma... Ma il Redentoris Mater, ecco, credo non possa incontrare il Santa Maria, quindi questo abbinamento di maglie... È già fatto, però facciamolo per correttezza. Allora, prego, ancora... No, perché, sapete, non si possono incontrare le squadre già incontrate, sì. Questa è una buona regola che bisogna seguire. Quindi, adesso, se esce la squadra... Il Santa Maria della Riconciliazione, che doveva andare con il Redentoris Mater, non può andarci, avendo già giocato come loro, va con Collegio va con Urbano, Collegio Urbano. E quindi apra l'ultima. No, va bene, adesso bene. E caro posso Felice. Dire magari nel frattempo che Redentoris Mater, Seminario Romano Maggiore, è forse il più grande derby della diocesi romana, perché sono due squadre italiane, hanno la maggioranza di calciatori
della nostra, del nostro paese, e sarà un derby infuocato perché vogliamo vedere un hanno attimo... anche due tifoserie molto molto calde e molto accese. Allora, quindi... adesso vediamo un attimo. Adesso andiamo. Dovrebbe esserci il seminario romano. Sì, se non c'è, vuol dire che abbiamo sbagliato tutto qui. Ed eccoci qua. Ah, abbiamo la controprova. Quindi, adesso quando la va con Repentoris Mater, quando sarà pronta la grafica, la leggeremo, ma credo che è già pronta e allora sono bravissimi. Allora, insieme a Don Alfredo, a Felice Pulici. Ecco i quarti di finale che tutti stavano aspettando. Istituto San Pietro Collegio Messicano, Sede Sapienze, Mater Ecclesia, Redentoris Mater, Seminario Romano Maggiore, Collegio Urbano, Santa Maria della Riconciliazione. Che succede però? Che l'abbinamento delle semifinali com'è poi? Dopo allora, si farà. Chi vincerà? No, le è già fatto. Le dispari si incontrano, cioè l'istituto, la vincitrice 1-3, tra istituto 1-3-2-4. Quindi la vincitrice allora, tra San Pietro e il Messicano troverà gli italiani, allora, diciamo. Chiedo, approfitto del nostro ospite Don Alfredo per dire intanto un commento generale su questo abbinamento. È tutto da giocare. È spiancato quando uscì il Collegio Messicano. Gli avevano proprio detto che non doveva essere. No, il Messico no. Poi siamo passati, ecco, prima alla Spagna, poi il Messico, sono squadre che hanno una bella tradizione alle spalle, quindi era meglio prendere qualcosa di neutrale. Però devo dire che essendo, diciamo, uscite due titolate come la Gregoriana, che saluto insieme a tutte le altre squadre come Collegio Belga e tutte le altre che hanno lasciato il torneo, e i Martyrs statunitensi, non trovare, perché già nel girone il Mater Ecclesia, che è una delle uniche, delle sole quattro squadre che hanno vinto la Clericus Cup, secondo me dovrebbe essere comunque già una cosa buona per Tanto dopo lo vediamo, ma c'è anche un altro interesse qui tra i presenti, poi lo andiamo a vedere. Io le chiedo prima della pubblicità, però, Don Alfredo, abbiamo visto, abbiamo non giocato, questa è una cosa di gioco, proprio perché di gioco è seria, quindi ci sono squadre che con piacere, proprio per fare onore allo slogan "il mio capitano è Papa Francesco", si incontreranno con lealtà, con voglia di misurarsi. Le chiedo, qual è il significato di tutto questo, al di là poi del risultato sportivo? Allora, io credo che a livello del nostro istituto è una cosa interessantissima, perché possono non solo studiare insieme, ma giocare insieme, è un modo per conoscersi tra vari componenti, vari istituti che frequentano da noi. Ma poi sapere che anche altri ragazzi, fra 10-20 anni, quando saranno loro sacerdoti, ricorderanno questa esperienza, che li ha sicuramente molto toccati. Ecco, e nell'organizzazione del suo istituto quanto spazio occupa? Perché qui, per arrivare a certi livelli, comunque un allenamento è necessario. Noi non ci vediamo spesso, gli allenamenti. Ne fanno 5 perché... loro. No, facciamo pochi, purtroppo. Ci vediamo una volta a settimana, e quindi è più una tattica. C'è il nostro allenatore che prepara la tattica alla squadra. Però sono ragazzi già che nelle loro realtà giocano a pallone, quindi hanno Felice ha fatto con risultati diciamo non felici, ha fatto l'allenatore di una delle squadre. Aspetta. No, vabbè, scusi. No, lei mi deve, la storia no, mi è deve breve. Specificare meglio, perché c'è un responsabile di quella mia disavventura, è qua presente stasera. No, vabbè, non dica così, non riapriamo una querella. Però mi voglio giustificare. Prima della pubblicità mi dice che poi il livello com'è il livello? Buono, soltanto che ultimamente li ho visti troppo aggressivi, quindi gli arbitri dovrebbero essere un pochino più attenti. Punto. Sa che ci sono regole anche diverse. Perché tutti tengono ad andare avanti, passare. Devo dire una cosa per Don Alfredo, poi andiamo alla pubblicità. Loro ci sono gli allenamenti, ma loro hanno 50 km anche da percorrere, l'unica squadra che viene da fuori Roma, gli altri collegi sono tutti molto vicini. E credo che bisogna promettere magari un pullman di tifosi, perché la porta messicana sarà molto caliente. Giornata di vacanza, se andremo in finale, e un pullman. Ah, pullman da Viterbo, se San Pietro andrà in finale. Noi invece andiamo in pubblicità, poi ci troviamo per i saluti e facciamo la domanda impertinente a Felice, perché non è stato un sorteggio disinteressato, almeno negli affetti. Prego. Dal gol più bello di Antonio Floro Flores, che vuole adottare il bambino abbandonato alla... bambino, il neonato, non ha pochi giorni abbandonato alla Circumvesuviana, ai gol più belli che vedremo per la Clericus Cup, abbiamo effettuato il sorteggio in diretta, ultimi due minuti. Allora, Felice, qui c'è non un interesse, ma un affetto, perché l'allenatore della Mater Ecclesia è...
è mio genero. E quindi è andato bene il sorteggio con Sede Sabini? Secondo me è ottimo. Ah, allora. Quindi in maniera molto... No, è una mia speranza l'ottimo, certo. Capito? Cioè non posso io correre appresso a chi fa il tifo per altre squadre. Io come speranza dico è un ottimo risultato. Sarà una bellissima partita. Allora, mentre vediamo ancora gli accoppiamenti, ma c'è... Mi dà un nome del suo San Pietro? Istituto San Pietro vuol dire Viterbo ovviamente, ma vuol dire Edwin Salnitro, 11 gol in 3 gare, 5 la prima, 4 la seconda e 2 l'ultima, in 3 gare, 11 gol, è un giocatore che è stato ad un passo anche dall'essere semiprofessionista, poi ha fatto la scelta del seminario, grandissimo sinistro. Non è che glielo portano via? No, deve farsi prete. A prima quindi deve rinunciare al calcio. Qualche altro istituto? Ma probabilmente sì, all'interno della Cagliari Blues Cup sì, ma non ma quali fuori. Quali motivazioni per tenerlo stretto l'istituto San Pietro lei riesce a perché muovere? Perché siamo i più forti. Ah, per questo. Dopo il 5 aprile fissiamo il premio scudetto, vero Don Alfredo? Sì, dopo sì, il 5 aprile. Dice, se allora, alla luce di questo sorteggio, Don Alfredo, dove arriva l'istituto San Pietro? Io mi auguro in finale. Ah, proprio? Sì, perché termino il mio triennio di preside. E allora, sarebbe qui mi segnali sono tutti quanti. Sulla cupola di San Pietro. Ricordiamo la finale il giorno? Giorno 24 maggio e semifinale il 17 maggio. Ci sarà un grande periodo di anteprima dei mondiali in Brasile, sicuramente non solo per Bonucci. Grazie Don Alfredo. Grazie a lei. Grazie Felice Alborghetti e anche tutta l'organizzazione per averci concesso questo privilegio del sorteggio in diretta. Felice Pulici. Adesso noi ci vediamo sabato per lo sport, adesso TGTG.